Per chi non può o ancora non vuole cominciare un'alimentazione fresca, possiamo dare delle indicazioni sul cibo commerciale, su come sceglierlo, come valutarlo al meglio? La lettura La lettura delle etichette si dell'etichetta si compone compone di di varie varie parti. parti. Ora, Allora, sicuramente sicuramente una una cosa cosa che che dovete dovete controllare, controllare, una la prima cosa, è cosa è il il prezzo, prezzo, nel nel senso. senso. Logico Logico che che non non è è che che se se costa costa tanto, tanto, sicuramente è sicuramente è buono, buono, però però logicamente logicamente alcuni alcuni prodotti prodotti basta basta andare andare col col buon buon senso, senso, no? no? Se Se io io la la carne carne la la compro compro a a 8 8 euro euro al al chilo chilo e e ho ho un un mangime mangime che è che è 2 2 euro euro al al chilo. chilo. E E c'è c'è pure pure tutta tutta la la lavorazione, lavorazione, fatevi fatevi due due domande. domande. Quindi Quindi cercare cercare di di andare andare comunque comunque su su alimenti alimenti di di fascia fascia medio-alta medio-alta e e che che hanno hanno un un prezzo prezzo ragionevole, ragionevole, mettiamola mettiamola così. così. Cioè, Cioè, andare andare al al risparmio risparmio sì, sì, però però poi poi vi vi trovate trovate il il cane cane che che dovete dovete andare andare al al veterinario veterinario ogni ogni 2 giorni,2 giorni, non non so so fino a fino a che che punto punto conviene. conviene. L'altra L'altra cosa cosa è sicuramente sicuramente l'elenco l'elenco degli degli ingredienti. ingredienti. Ora, Ora, posso posso dare dare alcune alcune indicazioni indicazioni abbastanza abbastanza veloci veloci perché perché io io ci ci ho ho fatto fatto una una diretta diretta di di 2 ore2 ore per per poterli poterli spiegare, spiegare, quindi quindi sarò sarò breve. breve. Allora, Allora, la la lista lista delle etichette, delle etichette, degli degli alimenti alimenti e e delle delle etichette etichette è è esattamente esattamente come come quella quella per per i i nostri nostri alimenti. alimenti. Cioè, Cioè, come come sapete, sapete, dal dal primo primo verso verso l'ultimo l'ultimo sono sono messi messi in in ordine ordine di di quanto quanto sono sono presenti presenti in in quel quel cibo, cibo, no? no? Io Io sicuramente sicuramente direi direi di di evitare evitare quei quei cibi cibi che che al al primo primo posto posto hanno hanno cereali cereali o o fonti fonti di di amido, amido, semplicemente semplicemente perché perché veramente veramente non non stiamo stiamo dando dando il il cibo cibo a a un'anatra un'anatra e e quindi quindi quantomeno quantomeno mettetelo mettetelo al al primo primo posto posto che che c'è c'è un un po' po' di di carne carne e e in in quel quel caso caso sono sono veramente veramente un un po' po' fuori fuori luogo, luogo, ecco. ecco. E E dopodiché, dopodiché, se se volete volete semplificarmi semplificarmi un un po' po' la la vita, vita, basta basta guardare guardare tra tra il il primo primo ingrediente ingrediente e e il il primo primo grasso grasso presente presente nel nel mangime, mangime, perché perché questa questa finestra finestra vi vi dà dà la la maggior maggior parte parte di di ciò ciò che è che è presente presente nel nel cibo. cibo. Tutto Tutto quello quello che che viene viene dopo, dopo, fateci fateci caso, caso, se se sono sono messe messe le le percentuali percentuali sono sono veramente veramente piccolissime, piccolissime, quindi quindi diciamo diciamo che che se se c'è c'è lo lo 0,02% 0,02% di di tarassaco tarassaco piuttosto piuttosto che che di di lavanda, lavanda, non non è è che che vi vi cambia cambia molto molto la la qualità qualità di di quel quel cibo cibo che che voi voi volete volete scegliere, scegliere, mentre mentre quella quella finestra finestra tra tra il il primo primo e e il il grasso grasso è è quella quella che che influenza influenza molto molto cosa, cosa, la la qualità qualità del del cibo cibo che che state state scegliendo. scegliendo. A A favore favore della della commerciale commerciale forse forse il il processo processo lavorativo, lavorativo, l'estrusione. l'estrusione. Guarda, Guarda, il il fatto fatto è è questo, questo, non non è è che che uno uno vuole vuole fare fare la la guerra, guerra, no? no? Però Però il il fatto fatto fondamentale è fondamentale è che che un un cibo cibo che che parte parte dalla dalla produzione produzione con con farine. farine. E E cosa cosa vuol vuol dire dire farina? farina? Che Che comunque comunque qualunque qualunque materia materia prima, prima, che che fosse fosse anche anche un un filetto, filetto, è è stata stata talmente talmente lavorata lavorata da da farla farla diventare diventare una una farina. farina. Quindi Quindi io io faccio faccio sempre sempre il il confronto confronto con con noi. noi. A A me me viene viene sconsigliato sconsigliato di di utilizzare utilizzare cibi cibi troppo troppo lavorati lavorati o o troppo troppo cotti. cotti. Figurati Figurati qualcosa qualcosa che che prima prima diventa diventa una una farina. farina.